Amen, gloria a Dio. Allora, chi desidera seguire la lettura dell'Evangelo può aprire la propria Bibbia in Matteo, leggeremo il capitolo 6. Santo è l'Eterno. E leggeremo dal verso 19 fino al verso 24. Matteo 6, 19, 24. E leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Amen. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignuola e la ruggine guastano, e dove i ladri sconficcano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, ove né tignuola né ruggine guasta, e ove i ladri non sconficcano e non rubano. Perciò che dove è il nostro tesoro, quivi anche sarà il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque il lume che è in te è tenebre, quanto saranno le tenebre stesse? Ognuno può servire a due signori, perché o ne odierà l'uno e amerà l'altro, ovvero si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Leggiamo anche il 25. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di che mangerete o di che berrete, né per il vostro corpo di che vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestire? Amen. Fino qui la parola del Santo Signore. Abbiamo letto un passo, fratelli miei, molto importante. Il Signore Gesù Cristo è disceso dal terzo cielo ed è disceso qui in questo mondo perché Lui ci ha voluto insegnare qual è la via giusta da seguire. Benedetto è il nome del Santo Signore. Noi non potevamo salvarci da soli, anzi. Non avevamo e non siamo ancora oggi la capacità di fare qualcosa senza il nome santo e il prezioso Spirito di Dio. Gesù ha detto in Giovanni 15:5, guardate che voi senza di me non potete fare niente. Gesù è il nome, è la persona, come è scritto in Atti 4:12, per il quale nome gli uomini, cioè gli esseri umani, possono essere salvati. È un nome prezioso. Quello che lui ha fatto non l'ha fatto nessuno, nessuno lo ha fatto. C'è poca conoscenza di questo e soprattutto c'è anche poca conoscenza interiore. L'abbiamo detto che cosa significa la conoscenza secondo la parola di Dio. La conoscenza significa materializzare, interiorizzare, incarnare un Cristo. Quando Adamo ed Eva nel capitolo 4, nel verso 1, si conobbero, intendeva fisicamente e nacque un bambino. Ora la stessa cosa l'abbiamo detto e lo vogliamo ripetere per la Chiesa e il Cristo, ma in senso spirituale. Gesù faceva dei discorsi a volte materiali, ma per indicare le cose spirituali. Quando Gesù ha detto mangiate della mia carne, non intendeva materialmente, ma spiritualmente. E così è questo rapporto matrimoniale tra la Chiesa e Cristo. Non è un rapporto materiale, ma è un rapporto spirituale. È come quando due persone si uniscono e nasce un bambino, nella stessa maniera, quando un uomo, una donna, un essere umano, per fede si unisce con il Cristo, cosa nasce? Una nuova creatura. E questo è il Cristo interiorizzato, il Cristo incarnato. Oh sì, va bene conoscere teoricamente perché è importante, ma poi dobbiamo incarnare questa teoria, la dobbiamo fare nostra. E il Signore è venuto qui, è venuto in questo mondo e ci ha dato la sua parola. La sua parola che è molto importante perché questa parola ci sta portando giorno dopo giorno in un posto. E questa è la più grande ricchezza che il credente possiede. Ed è il più grande tesoro che il credente possiede. È una perla. È una perla di grande valore. E man mano che andiamo avanti nella fede, non nella religione,
No, 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 no. Nella fede. Man mano che andiamo avanti nella fede, in questo rapporto tra una persona viva e un Dio vivo, una persona reale. Non è... ti racconto una storia, è più di una storia, è una persona reale, una persona che veramente c'è, è venuta qui. Ma quanti possono dire io l'ho conosciuto? Tutti quei milioni di esseri umani che sono morti in maniera atroce testimoniano che hanno creduto ed sperimentato qualcosa che va al di là della ragione umana. E qui ci vuole portare la fede, e qui ci vuole portare, perché a un certo punto la fede, che è certezza di cose che non si vedono, si materializza, perché lo Spirito Santo è reale, il parlare in altre lingue veramente accade, l'avere delle visioni sono cose che accadono, noi le abbiamo avute e io le ho avute, benedetto il nome del Signore. Quindi la fede anche si materializza, si concretizza. E allora il Signore Gesù Cristo è venuto qui in questo mondo, ci ha lasciato questa parola e ci dice: non siate con ansietà solleciti del domani, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, ma siate decisi. Ora, fratelli miei, qua il Signore va molto al di là delle cose materiali di questo mondo. Vedete? C'è un nemico che anche lui è reale, anche se è stato già vinto, ma non da noi, e nessun uomo lo ha vinto, lo ha vinto una persona, Cristo Gesù. E questo avversario è venuto per rubare e per distruggere. Qui parla di vestire, di mangiare e di quant'altro, ma ti voglio dire una cosa: al nemico non gli interessa rubarti la giacca o le belle scarpe che hai. Non gli interessa minimamente, ma c'è qualcosa che gli interessa: rubare al nemico, alla Chiesa del Signore. Ed è l'unica cosa che ci mantiene in vita. Dice Cristo Gesù, amen, ma che cosa? La fede in Cristo Gesù. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Ed è la fede che il nemico farà del tutto per rubarti questa fede. Puoi stare tranquillo. C'è una promessa che Cristo ha fatto alla sua Chiesa in Matteo 16, verso 18. È stata una promessa, ma questa promessa rivela un fatto. In Matteo 16, 18 lui fa una solenne dichiarazione e dice: Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Ora lui edificherà la Chiesa su quella confessione che ha fatto Pietro, non su Pietro. La confessione che ha fatto Pietro nel dire: tu sei il figlio di Dio, tu sei il figlio dell'Altissimo, tu sei il Cristo. Questa è la confessione che fa la Chiesa. In quel momento Pietro rappresenta la Chiesa. Non è il vicario dello Spirito Santo Pietro. No, no, lì è simbolica la cosa. E Pietro, rappresentando la Chiesa, allora fa una confessione, perché se con la bocca avrai confessato, allora, e con il cuore avrai creduto, allora sarai salvato. E allora su questa confessione Dio, Gesù, che è Dio, amen, Gesù dice: su questa fede, io, su questa rocca, io, che è una rocca, io edificherò la mia Chiesa. Benedetto è il nome del Signore. E quindi che cosa succede? Poi succede qualche cosa che fa una grande rivelazione il Signore, una grande rivelazione, e dice: Pietro, cioè Chiesa, questo è per noi, Chiesa, le porte dell'inferno non potranno vincerti. Ah, e qui c'è il dolce e c'è l'amaro. E il dolce è che chi ha Cristo ha la vita e non sarà vinto. Ma l'amaro è che ci sarà una grande guerra. Eh sì, tribolazioni, angosce, travagli, prove. Che gli è successo all'Apostolo Paolo? A un certo punto fa un elenco, lapidato 3 volte, battuto, umiliato, è stato naufrago in una nave, incarcerato a più non posso, schernito, di tutto. Ma nessuno lo ha potuto, come dire, distruggere. Perché? Perché è bravo? No, è lo Spirito Santo che ha vinto. E allora certamente
L'avversario verrà, specialmente negli ultimi giorni. Ascoltate, perché è molto importante. Ci troviamo negli ultimi tempi e dobbiamo conoscere le antimagne dell'avversario. L'avversario vuole venire e ti vuole togliere una cosa, la fede. Lui farà del tutto per toglierti la fede e si userà di tutte le antimagne possibili, immaginabili. Persone, religioni, ordini, persecuzioni, malattie, prove, travagli, chi più ne ha più ne metta. Ti vuole togliere la fede. Vuole piuttosto che tu credi in un movimento, in una religione, in una persona, o che tu levi lo sguardo da Cristo Gesù, l'unica via accessibile per la quale possiamo essere salvato, e possa fossilizzare, non so, il tuo sguardo su un'altra cosa, anche su dei problemi personali. E questa è un'opera costante e soprattutto è un'opera che si muove subdolamente. Oh, il diavolo non viene d'improvviso e ti dice: eccomi qua. No. Un pochino oggi, un pochino domani, un altro pochino domani. Oggi fai 5 minuti meno di preghiera, 3 minuti meno di parola. Questa volta sai che c'è? Ma non lo vedi come stai? Salta la riunione di culto. Che vuoi che sia? Per una volta, che vuoi che succeda? E allora non c'è due senza tre, si dice a Roma. E allora si dice che un abisso ne chiama un altro. E quindi un peccato ne chiama un altro. E quindi un errore poi ne chiama un altro. Per colui che si lascia, perché Gesù ha vinto tutte queste cose, ma il vincitore è colui che cammina con Gesù. Perché Enoch fu rapito perché camminava con Dio. Cosa significa camminare con Dio? Se tu cammini con Dio, quando cammini in questo mondo come pellegrino, hai la fede che Gesù è con te. Amen. E tu guardi e dici: non lo vedo, ma Gesù è qui con me. E quindi fammi stare attento a come mi comporto, perché Gesù è qui, sto camminando insieme a Lui. È scritto in Colossesi che la parola di Dio dimori doviziosamente o abbondantemente nei vostri cuori. È questa la fede che ha vinto il mondo. La parola di Dio non è un libro. Oh no, la parola di Dio è di più di un libro. La parola di Dio è Gesù. È Gesù che è venuto in questo mondo, che si è manifestato a tutta l'umanità, affinché chiunque potesse essere salvato. Perché stiamo vivendo dei tempi profetici che sono stati profetizzati in tutta quanta la Bibbia. E in Matteo 25 c'è una parabola che è una parabola profetica, ed è la parabola delle 10 vergini. Io vi invito a vedere il video dove si spiega al dettaglio anche la tradizione ebraica e quello che significa per noi questa parabola. Questa parabola è una parabola profetica dove Gesù racconta al suo popolo anticipatamente quello che sarebbe successo pochissimo prima del ritorno di Cristo, che poi, tra l'altro, fratelli miei, noi non stiamo aspettando il ritorno di Cristo, perché il ritorno di Cristo sarà preceduto dalla grande tribolazione, e la grande tribolazione sarà preceduta dal rapimento della Chiesa. Noi stiamo aspettando il rapimento della Chiesa, perché noi non vogliamo passare per la grande tribolazione. Perché nella grande tribolazione succederanno tante cose, e questi sono i tempi in cui ci troviamo, tempi profetici. Per questo è stata data la profezia più stabile e più ferma di ogni tempo. Molti dicono: chi dice che il tuo libro, ci dicono a noi, è un libro attendibile? Ce ne sono tanti di libri sulla faccia della terra. Ce ne sono tanti. Che cos'ha il tuo libro di speciale? E noi gli rispondiamo: il mio libro di speciale, tra le tante cose, ce n'ha una, che è un libro vivente. Dice: che significa un libro vivente? Tanto per cominciare, è un libro capace di trasformare un cuore. Seconda cosa, è l'unico libro sulla faccia della terra
che ha lanciato decine di migliaia di profezie a distanza di migliaia di anni e si sono avverate. E noi possiamo sapere oggi esattamente il tempo in cui ci troviamo alla luce della parola di Dio, semplicemente leggendo la parola di Dio e studiando le profezie, come ha fatto stasera il fratello José, che ha letto il libro dell'Apocalisse, che è un libro che il Signore ha detto che chi avrebbe letto questo libro sarebbe stato beato, quindi benedetto. Benedetto è il nome del Signore. E i tempi, fratelli miei, che sono stati profetizzati nella parola di Dio di oggi, vogliamo ricordare qualche cosa che abbiamo già fatto, ma questa sera ho in cuore di ricordare qualche cosa. Perché il Signore ha detto nella sua parola: non disprezzate le profezie. Quali profezie? Le profezie che si trovano nella Bibbia. E, fratelli miei, sono state dette delle cose nella parola di Dio che oggi si sono avverate sotto i nostri occhi. E lo stesso mondo sta dicendo che queste cose si sono avverate. Gesù ha detto una cosa: se voi tacete, quindi se la Chiesa tace, le pietre grideranno. Le pietre sono i non rigenerati. E le pietre hanno una grande caratteristica, che sono fredde e dure. Eppure le pietre stanno gridando che Gesù sta per tornare a rapire la sua Chiesa. Non potete capire all'estero quanti canali televisivi stanno facendo delle trasmissioni dove ci sono increduli e che dicono: sapete che l'Apocalisse dice che Gesù deve tornare a rapire un popolo? È incredibile! Si sta avverando quello che ha detto Gesù. Le pietre grideranno la mia verità se voi non la gridate. Benedetto il nome del Signore. Isaia, 750 anni avanti Cristo, ha detto una grande cosa nel capitolo 13, parlando del giorno del Signore, che non è un giorno di 24 ore, ma è un periodo denominato la grande tribolazione. Ha detto che l'asse della terra si sarebbe spostato. Ora io faccio una domanda del milione: come poteva Isaia sapere che la terra aveva un asse? E come poteva sapere Isaia che nell'ultimo tempo l'asse si sarebbe spostato? Come ha detto la NASA che è avvenuto oggi, l'asse si è spostato di 30 centimetri. È stato detto che ci sarebbero stati terremoti in ogni luogo. E che terremoti! Da quando il mondo è mondo, il terremoto è durato sempre dai 15 ai 45 secondi. Ci sono dei terremoti, fratelli miei, che sono durati 6 minuti. Non era mai successo. È stato detto in Luca che praticamente il mare avrebbe creato dei problemi anche all'umanità. Cosa è successo nelle Filippine? Fratelli miei, da quando il mondo è mondo, il mare non ha mai creato problemi all'umanità, solamente ai naviganti. Quando c'era un terremoto o un maremoto, le onde del mare entravano dentro la terra al massimo per qualche centinaio di metri. E invece oggi, per la prima volta da quando l'uomo esiste sulla faccia della terra, i tsunami sono entrati dentro la terra per 100 chilometri. Le profezie sono decine, 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 decine. Non possiamo stare qui 7 ore a parlare di tutte le profezie, ci sono i video sul nostro canale, potete visionarli. È stato detto tra le tante cose lo sbarco sulla luna, i segni nel cielo, tante cose. Che cosa voglio dire con questo, fratelli miei? I tempi del rapimento della Chiesa sono ormai arrivati. Siamo arrivati all'ultimo momento e il diavolo vuole fare del tutto per farti togliere lo sguardo dalla parola di Dio e vuole portarti lo sguardo oltre, sui tuoi problemi, sulle tue situazioni tristi e su quant'altro. Che facciamo bene a guardare le nostre cose personali, ma il nostro fondamento, fratelli miei, è sulla parola di Dio e la nostra cittadinanza è nei cieli. È stato letto questa sera dalla sorella Patricia che noi siamo risuscitati, ma se siamo risuscitati interiormente nel nostro cuore, noi ci troviamo già su, seduti nei luoghi celesti, già da adesso, e lo siamo per fede. Questa fede è grandemente combattuta
specialmente in questo tempo. E noi oggi più che mai abbiamo bisogno di veramente pregare il Signore, cercare il Signore, perché si farà del tutto per rubare la nostra fede, per farci addormentare come quelle 10 vergini, per dormire ovunque spiritualmente parlando e non riconoscere quello che sta succedendo nel mondo intorno di noi, le guerre, i rumori di guerre, Gerusalemme, quello che sta succedendo a Gerusalemme. Da un momento all'altro è scritto che la tromba suonerà, da un momento all'altro, ma poi sarà troppo tardi, fratelli miei. La parola di Dio dice: insisti a tempo e a fuor di tempo, e fate bene, fratelli e sorelle, a pregare per le vostre famiglie e per i vostri figli. Facciamo bene, perché oggi più che mai dobbiamo cercare di strapparli da questo mondo che sta per attraversare il periodo più buio che ha mai conosciuto. Benedetto è il nome del Signore. E con questo ho terminato, fratelli miei. Dimoriamo in Cristo, lodiamo il Signore, studiamoci, attenzione a quello che guardiamo, a che pensiamo, a quello che ascoltiamo, perché è facile lasciarsi attrarre quando non camminiamo per lo Spirito, ma camminiamo per la carne. Questa fede è grandemente combattuta. È per questo che ci dobbiamo riunire e non trascurare la comune radunanza, perché quando ci raffreddiamo spiritualmente, la prima cosa che facciamo, ci allontaniamo dalla comune radunanza. È la prima cosa ed è un segno di morte spirituale. E la posta in gioco, diceva il mio pastore, è troppo alta. Quelli che hanno conosciuto e si sono voltati indietro, non gli rimane altro che una brutale aspettativa di morte eterna. Per questo, fratelli miei, stiamo saldi, stiamo uniti, preghiamo gli uni per gli altri, vediamoci, raduniamoci e amiamoci in Cristo Gesù. E a Cristo e a Dio sol savio vada sempre la lode e la gloria, da sempre in eterno. Io vi voglio invitare